10 anni da quella maledetta notte buia del 2010. L'acqua, il fango, la paura. La rivolta dei fiumi che invasero Vicenza è ancora negli occhi di chi vide, di chi perse tutto, di chi dovette lottare giorni, settimane per strappare al fango la propria casa, la bottega, la propria vita. La mattina di ogni santi del 2010 Vicenza si risveglia sott'acqua e quelle immagini, quei ricordi fanno ancora male. Tante immagini. Guardi, quel primo novembre al mattino io ero su Ponte Angeli quando a un certo punto rompe il muro di Viale Rumor e l'acqua arriva lì e da lì scende, perché tutte le strade, diciamo San Pietro, 4 novembre, sono in discesa e quella melma giallastra prende la città. E io, sindaco, in quel momento avevo quasi voglia di scappare dalle mie responsabilità e invece no, reagii subito, portai la tenda, portai il municipio dentro una tenda in piazza Matteotti e lì cominciamo a registrare una operazione di aiuti straordinaria che avvenne con l'aiuto di tanti vicentini. Vicentini poi, questo popolo meraviglioso che siamo noi, che noi non piangiamo, ci rimbocchiamo le maniche e facciamo. E poi quei ragazzi, quelli che io battezzai gli angeli del fango, quei ragazzi giovani che con un appello televisivo anche dalla vostra rete si presentarono con le loro scarpette che erano inadatte per andare in mezzo al fango con la ramazza, e poi quelle scarpette venivano messe in una tenda lì in piazza Matteotti con un numero, immagino che li ricordiate anche voi che mi state ascoltando, e poi con degli stivali che davo io in giro per la città ad aiutare le case, ad aiutare tante realtà. Sono immagini forti, profonde, di dolore in quel tempo, ma di, anche di soddisfazione a 10 anni, perché ora non è più come prima.